Sasso, carta, forbici! Tieni! Ragazzi, ragazzi, guardate cosa ho trovato qui! Che cos'è, Stas? Ho ordinato un robot mercoledì e lo consegneranno tra una settimana! Davvero, è molto bello, bellissimo! E quanto costa questo robot? È costato 15.000 euro! Dove hai trovato così tanti soldi? Li ho prelevati dalla tua carta, Raffario! Dalla mia carta? Ma sei normale! One week later. Ragazzi, non ci crederete mai! Il robot mercoledì è qui! Vado a chiamare i ragazzi sotto e apriamo la scatola insieme! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Andiamo di sotto! Andiamo! Ci chiama Staff, ci chiama Stas! Cosa vuole? Non so, Raffario, andiamo giù a vedere! Andiamo, Dimon! Andiamo, andiamo! Andiamo, 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 veloci! Hanno portato il robot mercoledì! Cosa stiamo aspettando? Apriamo la scatola, su! Forza, forza, sì! Ragazzi! Finalmente è arrivato! Guardate quanto è grande! Cosa stai aspettando, Stas? Apriamolo! Forza, 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 forza! Sì, sì, così, così, così! Oh, ecco, Raffario, apriamo! Sì, sì, andiamo! Ragazzi, apriamo, forza! Sì, buona idea, andiamo! E ora come si accende? Cosa dobbiamo fare? Ehi, mercoledì, svegliati! Ehi! Sei normale, perché parli con un robot? Non vedi che è spento? Dobbiamo trovare il telecomando e accenderlo. Oh, Dimon, che cervello che hai! Sei così intelligente! Cerchiamo il telecomando, cerchiamo il telecomando! Opa, ecco qui! C'è qualcosa qui, lo sto aprendo! Oh, ecco il telecomando del robot! Accendila, Stas! Cosa stai aspettando? Ottimo! Sto prendendo il pulsante... Oh, ha aperto gli occhi! Oh! Si sta muovendo! Oh, cosa sta facendo? È fantastico, ragazzi! Guardate, è come una vera mercoledì! Mercoledì, dici cosa sai fare! Perché non rispondi? Sei sorda? Dalle il comando con il telecomando, così parla con noi! Ok, va bene, accendo il pulsante! Siete tutti quanti brutti. Non sono bello, non sono bello! Ehi, calmati, è un robot mercoledì, è chiaro che non sarà gentile. Ok, va bene, allora cosa facciamo? C'è un pulsante sul telecomando, impostazioni automatiche. Premiamolo e si autoregolerà. La sintonizzazione automatica è attivata. Oh, quindi ora puoi sentire le nostre voci. Sì, gente terribile, vi sento. Funziona, ragazzi, funziona. Ok, mercoledì, seguici, andiamo lì, hai capito? Ok, vi seguo. Vieni, vieni, vieni. Entra, entra, entra. Mercoledì, visto che sei un robot, significa che puoi fare tutto? Certo che posso. Puoi fare il fuoco con la bocca? Sì, posso. Che cos'è stato? Volevo il fuoco, l'ha avuto sciocco. Ne vuoi ancora? No, no, grazie, basta così. Mercoledì, forse puoi sparare con il laser? Ma non a noi, ok? Beh, sì, certo, ma non contro di noi, ok? Certo. Oh, amici, guardate cosa ha fatto il soffitto! L'ha bruciato con il laser! Mercoledì, puoi fare la tua danza? Certo, cantate. Dance, 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 voi non sapete fare nulla, né cantare né ballare. Oh, va bene, scusaci, batti il 5. Che male. La prossima volta non scherzare con me, hai capito? Ok, ok, comunque, mercoledì, vieni di sopra con me, risolviamo un problema di matematica, perché io non ci sono riuscito, ma tu sei un robot e sai tutto. Ma stai bene, è meglio che venga con me e mi aiuti a innaffiare il giardino. Oh, è stata una mia idea ordinarla, l'ho portata io qui. Io ho pagato per averla. Ragazzi, 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 lasciamo che mercoledì decida da sola, ok? Ok, Dimon, sono d'accordo, pronti. Allora decido io. Due.
dunque, Raffaria è inutile, vecchio e calvo. Io non andrò con lui. Ma non è giusto! Dimmi quanto sono figo perché sono Stas papà! E tu sei brutto, noioso e un grande, grande, grande cretino. E io non andrò con te. Non è vero, adesso piango! Dai, adesso qualcosa su di me, dai! E tu, Timon, non sei bello, sei fastidioso, ma molto intelligente, e io scelgo te. Sì, ragazzi, sì! Bene, mercoledì, seguimi di sopra, forza, forza! Oh, mercoledì è cattiva! Comunque sia, vado fuori! Io vado a fare una nuotata! Allora, mercoledì, io e te siamo diventati migliori amici, vero? No, sei troppo brutto per essere mio amico. E di cosa sono colpevole? Cosa posso fare adesso? Non preoccuparsi, zia etero, io vado a prendere dei vestiti. Ah, mi chiedo che tipo di vestiti mi porterà, amici. Allora, mettiti questo adesso. Bene, bene, va bene, vado a cambiarmi. Dai, vediamo. Guarda, come ti sembra? Bello? Beh, bello? Molto meglio, ora possiamo essere amici. Bene, ora che siamo amici possiamo giocare a un gioco. Che tipo di gioco? Faremo uno scherzo a Stas e Raffario. Mi piace far star male gli altri. Bene, allora vieni con me, dai, andiamo. Hop, hop, Stas papà, Stas papà. Mercoledì, vedi? C'è Stas laggiù. Sì, lo vedo. Oh, Stas papà! Dobbiamo spingerlo in piscina in qualche modo. Io ho un'idea. Opa, opa. Cosa c'è che non va mercoledì? Cosa fai? Cosa? Perché mi guardi così? Oh, cos'è questo? Mercoledì, ma sei normale? Perché l'hai fatto? Oh, mercoledì, non pensavo che potessi farlo. Ci sta bene, Stas verme. Quello che hai fatto è stato un grosso errore, mercoledì. Sei molto cattiva, vedrete cosa vi succederà. Ora cosa vuoi che facciamo, Timon? Andiamo di sopra da Raffario, buona idea, eh? Andiamo, andiamo. Andiamo. Guarda, lì dorme Raffario. Dobbiamo fargli qualcosa. E adesso cosa facciamo? Non preoccuparti, ho un amico che si chiama La Mano, mi aiuterà. Oh, bene, mi piacciono gli scherzi, è davvero bello, bello. E mi piace fare cose brutte alle persone. Ok, oh. Oh, oh, è arrivato su di lui. Oh, ma cos'è stato? Oh, l'ha colpito, sembra che abbia lasciato un segno. Cosa mi hai fatto? Sì. È molto divertente. Sì, è divertente, andiamo via adesso. Voi due siete pazzi. Ah, la mia testa. Few moments later. Raffario, quello che sta facendo Timon è scandaloso, no? Sì, hai ragione, Stas. Ha superato il limite con quel robot, dobbiamo vendicarci assolutamente. Sì. Raffario, i due sono in cortile, vieni che ti dico cosa dobbiamo fare. Sì. Qui Raffario, li vedi? Ecco, prendi, oppa! Prendi questo, andiamo! E qual è il tuo piano, Stas? Allora andiamo a giocare anche noi con loro e spingiamo mercoledì nella piscina, così si romperà perché è un robot! È perfetto, andiamo! Forza! Raffario, colpiscila! Ehi, cosa state facendo? Non state giocando! Colpiscila, forza! Ciao, mercoledì! Oh, ciao, mercoledì! Cosa state facendo? È una mia amica, l'avete rotta! Timon, ha avuto una pessima influenza su di te! Sei diventato molto cattivo! Siete degli idioti, me ne vado! Vai, vai, Timon, abbiamo delle buone intenzioni, perché sennò avremmo litigato, è chiaro? Hai capito? Sì, sì. Oggi giochiamo a nascondino nel nuovo Bla Bla Toys! E vanno per primo, nascondetevi tutti! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo. Ragazzi, guardate come sono belle queste giocattole nuove da Bla Bla Toys! Ma dove posso nascondermi? Ho un'idea, proprio qui! Perché qui nessuno mi troverà! Oh, oh, oh! Dove mi nascondo? Oh, 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 oh! Il mio stomaco! Dov'è il bagno qui? Oh, oh, oh! Amici, io vado in bagno e poi mi nascondo perché mi fa molto male la pancia! Oh, oh, oh!
amici, ho un'idea molto intelligente. Mi nasconderò nel bagno e mi siederò sul water e vincerò. Sì, mi siederò lì. Ok, basta. Ciao, a dopo. 35, 36, 37. Amici, non dimenticate che l'ultimo che troverò vincerà 1000 euro. 40, 41, 42. Amici, poiché sono la più intelligente di tutti e poiché sono una ragazza, ho trovato il posto migliore per nascondermi. E allora guardate, mi nasconderò qui nel posto più apportato. Mi siedo qui e vincerò 1000 euro. Amici, ho trovato un posto dove nascondermi. Mi nasconderò dietro gli scaffali GL Show. E presto faremo delle magliette, tazze e thermos. Ora ci dobbiamo nascondere, non fate rumore. Amici, che macchina! È la Lamborghini più bella di sempre. E ci sono così tante auto belle qui. Mi siedo dentro e vediamo come funziona. Ebbene, è ora di premere il pedale dell'acceleratore. Oh mio Dio, no! Non ce la faccio più! E poi mi devo nascondere! Devo nascondermi in fretta! Ecco! Ragazzi, ho trovato un mega nascondile! Mi nasconderò qui dentro! Ok, tiro fuori questo e vado qui! Chiudiamo! E ci vediamo! Siccome so che è stato un ragazzo, sicuramente non mi cercherà tra i giocattoli per le ragazze, quindi mi nasconderò qui! Mi metto qui dentro! E adesso mi copro con le scatole, così vincerò sicuramente 1000 euro! Oh amici, guardate come sono belle le moto qui! Ce ne sono per tutte le età! Dove mi devo nascondere? Ok, guardate, c'è un skateboard. Guardate, amici, com'è bello. Va bene, amici, è meglio che io vada a fare un giro. Cosa? Oh, amici, lo skateboard non fa per me. È meglio che mi nasconda. Bene, amici, mi nascondo qui. E vincerò di sicuro. Mi siedo in silenzio. 98, 99, 100! Chiunque siede dietro di me, a sinistra, a destra e così via, ho perso! Andiamo a cercarli! Wow! Che nerf, amici! È molto, molto bello! Ho un'idea! Prendo il nerf e quando trovo qualcuno sparo, così perde! Prendo questo e sparo a tutti! Forza, apriamolo! Ecco, andiamo! Ritirata! Dove sono tutti? Dove sono? Spero che non mi trovi! Ho sentito qualcosa! Qualcuno che sussurrava dietro di me! Chi è? Chi c'è là? Ehi! Ehi! Ma stai bene! Non abbiamo previsto nulla del genere, il regolamento è illegale! Alzati subito! Ti ho trovato, mio povero bambino! Tutte le regole sono state fatte per essere infrante! Sì, certo, ti auguro la sfiga! Amici, sento i passi di qualcuno! Deve essere Stas! Dove sono? Dove sono i bambini? Amici, ecco, poco fa mi è passato accanto! Credo che questo sia un luogo pericoloso! Mi nascondo dall'altra parte! Sento la puzza di una scorreggia, ma non so da dove. Da dove potrebbe venire? Logicamente dalla parte maschile. Andiamo da quella parte. Sapevo che non avrebbe guardato il giocattolo per le ragazze. Oh, amici, guardate! Cappelli GL Army! Sono fantastici! Presto, amici, in Bla Bla Toys ci saranno le nostre cose, come questo fantastico berretto, come questa tazza, le magliette, i thermos e molte altre cose. Saranno presenti solo nei negozi Bla Bla Toys e naturalmente sul loro sito web. Insomma, adesso devo andare a trovarli. Oh, com'è caduto, amici? Forse un fantasma! Devo dare un'occhiata, do un'occhiata! Ho trovato! Ah, vecchio pazzo, Sotiris! Dammi il cappello! Solo il cappello GL Army! Ti ho trovato, vieni, hai perso! Ragazzi, ha preso il mio cappello preferito! Allora prendo la tazza GL Army e me ne vado! Oh, palle da basket, amici! È proprio accanto a me che gioca basket, comincia ad avere mal di stomaco! Oh, chi ha scorreggiato? Odisseo o Anesteti?
particelle dentro. Vieni fuori o sparo. Ok, ok, esco, sono stato io. Ah, sei un cretino e anche uno scorreggiatore. Punizione. Ecco che succede quando si scorreggia, Nikita. Oh, che bugiardo, hai detto che non mi avrebbe sparato. Ragazzi, ha appena preso Nikita ed è per questo che ora deve stare seduto qui in silenzio, perché è qui vicino. Qualcuno deve essere qui, c'è sicuramente qualcuno qui. Non lo so, amici, ma ho una sfida pazzesca per voi. Avete 5 secondi per iscrivervi, conto. 1, 2, 3, 4, 5. Chi è riuscito a iscriversi è stato molto molto bravo. Esci da lì, scemetto! Esci subito, esci! Cosa vuoi, Stas? Vuoi vivere ancora? Dammi un'altra possibilità! Ma certo, Odisseo! Cavolo, mi ha fatto male! Ciao, ciao! Nessuno si mette contro GL Army! Oh, amici, ho sentito che Stas ha già trovato 2 o 3 persone. Devo stare seduto qui ancora per un po' per vincere 1000 euro. Amici, meno male che Stas non è qui. E allora io posso fare quello che voglio. È sceso a cercare gli altri, nessuno mi troverà. Sono la più intelligente e vincerò sicuramente 1000 euro. Dunque restano Kiki, Anestis e Raffario. Dove possono essere? Ho sentito che sta arrivando Stas. Qui sento un odore femminile. Kiki, sei qui da qualche parte? Adesso gli farò cadere qualcosa addosso. Chi è stato? È stato sicuramente Anestis. Anestis, ti troverò. Ragazzi, io non sono Anestis, ma devo nascondermi. Kiki, è stata tu, ora vedrai. Ragazzi, ora li preparerò una trappola. Kiki, tu, ora ti troverò. Stas, ma perché stai sparando? Fa male. E tu pensi di non avermi fatto del male, eh? Oh, sento qualcuno russare. Ma dove potrebbe venire? Easy peasy lemon squeezy. Ancora dormi, perdente. Oh, amici, la mia pancia. È stata una cosa vera inaspettata. Che è successo? Perché stai piangendo, figliolo? Ho molta fame. Hai fame? Vuoi che ti cucini qualcosa? Sì, lo voglio. Io voglio che cuciniate quello che ho disegnato. Grande. E la sfida inizia adesso. Che cuciniamo adesso? Bene, ho finito. Ragazzi, ho disegnato degli spaghetti e voglio che siano davvero buoni. Ah, il mio piatto forte. Non preoccuparti, figliolo, ce la farò. E con cosa inizio? Prima prendiamo gli spaghetti, togliamo la corda e li mettiamo dentro. Ma perché non entrano? Devo fare qualcosa. Li spezzo a metà. Cosa stai facendo? Tranquilli, sono solo spaghetti, niente di complicato. Stas, sei scemo? Adesso ti mostrerò come si preparano gli spaghetti. Fammi vedere. Oh. Adesso li mettiamo nell'acqua bollente. Ora aspettiamo, ragazzi. Ragazzi, siete tutti dei dilettanti. Prima di tutto, ragazzi, questi non sono i migliori spaghetti. Beh, sono degli spaghetti normali, Dimon, cosa stai dicendo? Adesso ve lo mostrerò. Ehi, che stai facendo? Sono spaghetti! Oh, non stai bene, ragazzo! Sto facendo gli spaghetti fatti a mano. Iniziamo con la farina. È il momento di creare un imbuto. Rompo un uovo. Verso un po' di olio. E alla fine aggiungo il sale. Ora mescoliamo il tutto. E ora facciamo il massaggio. Ragazzi, gli spaghetti sono quasi pronti. Abbiamo l'impasto pronto. Ora faremo gli spaghetti. Tagliamoli con attenzione.
e li buttiamo dentro e mescoliamo. Nel frattempo mescoliamo anche i nostri frutti di mare. Ora aggiungeremo una piccola decorazione, così saranno più belli. Guardate, non sono bellissimi? Oh, cosa stai facendo? Sto grattugiando il formaggio, è obbligatorio. I classici spaghetti di papà con il ketchup. Come va, Stas? Cosa stai facendo? Ragazzi, si attaccano completamente a fondo, non ho più bisogno. Stas, ma che fai? Stai bene? Timon, sono l'uomo più intelligente del mondo! E quindi ecco, intorno, intorno... Naturalmente aggiungiamo lo sciroppo di cioccolata! Fatto! Non è giusto, non sono degli spaghetti! È orribile, è disgustoso, Stas! Ora vediamo cosa ci dirà Odisseo! Sicuramente vincerò io! Assomiglia ad un cibo molto buono! Parto da questi! Che razza di roba strana c'è qui dentro! Va bene, li provo! Non è così buono, Timon, mi dispiace! Cosa? Il mio è il migliore? In che senso? Ragazzi, sono degli spaghetti davvero buoni, sono perfetti! Grande, eccellente, bravo Chiolo! Oh, cos'è quello, ragazzi? Sono degli spaghetti gommosi, vincono sicuramente loro, sì! Sì, amici, sì! Papà, cuoco! Ottimo! Ora voglio un panino davvero buono, croccante! Panino! Ottimo! Cominciamo, ragazzi! Prima mettiamo il pane nel tostapane! Ottimo! Ora tagliamo il pomodoro e la cipolla, per farlo sano! Raffaele, adesso piangerò di nuovo! Ok, fatto! Ho fatto il panino perfetto, ragazzi! Mettete mi piace! Ma cosa faccio con questi? A me non servono affatto! Sei fuori di testa, Stas? Ah, nel modo migliore! Io userò questo! Al posto delle verdure io metto marshmallow! E adesso Kit Kat! Non fa bene alla salute, c'è troppo zucchero! E adesso metterò ancora marshmallow! E di nuovo lo sciroppo di cioccolata! Chiudiamo! È pronto finalmente, Stas! Io ci metto ancora dello sciroppo! Adesso è pronto! Ragazzi, sono senza parole, lasciate che vi insegni io che sono lo chef a fare un panino come si deve! Che schifo! Mettiamo il pane, rompiamo l'uovo, prepareremo un panino con la frittata. E adesso cosa fai, Timon? Aspettiamo, sarà presto pronto. Fatto! Lasciamolo qui vicino. E ora, come sempre, metteremo ketchup e senape, i miei preferiti. Mettiamo la lattuga sopra. Ora le cipolle. E mettiamo anche i pomodori. Sopra il prosciutto. Che cosa fai, pazzo? E adesso mettiamo il pane e le uova. Bravo, Timon, bravo! Odisseo, dimmi, chi ha fatto il miglior panino, secondo te? Provo prima quello di Stas. È buono, ma è di nuovo dolce, quindi non lo so. È dolce perché ti piacciono le cose dolci, fratellino. Ora provo quello di Raffaele. Questo è di Raffaele. Cos'è? Perché ci sono solo verdure all'interno? Che schifo. Cosa? Che schifo? Stai bene?
È molto salutare, Odisseo! Oh, guardate com'è grande! Sì, Odisseo, sono stato bravo! Proviamo! Questo è un vincitore al 100%! No, sì, amici! Io devo vincere, ragazzi! E ora ho disegnato delle patatine fritte! Spero che ce la farete! Dunque, patatine fritte, Odisseo? Rafario, impara! Ah, capisco! Siete dei cretini, ragazzi! Guardate cosa ho io! Le patatine congelate, Stas, ti sembra normale? Sei geloso, Dimon! Verso l'olio! E adesso buttiamo le patatine! No, no, Stas, no! 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 Credo di averne più bisogno. Fine, basta. Sei impazzito, Stas. Capisci cosa hai fatto? Rischi di ucciderci. Volevo solo farla finita in fretta. Basta sciocchezze per oggi. Siamo qui per cucinare, così finiamo la sfida. Uno, due. Ah, è così che si fa, Certo che è così, scemo. Guarda, impara a friggere le patate. Impara, forza. Che buon profumo, ragazzi! Ora aggiungiamo il ketchup e sarà pronto! Voi fate proprio schifo! La pancetta! Avvolgiamo la patatina nella pancetta! In realtà è un bravo chef! Sì! E aggiungiamo naturalmente la senape! Aggiungiamo anche una decorazione in cima. Mi è venuta un'idea, ragazzi! Al posto delle patatine metto delle gelatine e al posto del ketchup aggiungo sciroppo di fragole! Odisseo, adesso dici chi sarà il vincitore di oggi. Sarò sicuramente io. Ragazzi, guardate che belle queste patatine! Comincio da quelle di Raffario. Così, normale, li mangio quasi ogni giorno. Cosa? Così? Stai bene, Odisseo, sono le tue preferite. Adesso provo quelle di Dimon. Proviamo. Non mi piace affatto la pancetta, non è buono. Ma perché Dimon non aveva pensato al fatto che non mi piace la pancetta? Come? Non ti piace la pancetta? A tutti piace la pancetta. Ora proviamo quelle di Stas. Che patatine strane. Queste sono gelatinose e sono buone. Sono molto buone. Il vincitore è Stas. Sì, amici, il vincitore è Stas. Stas Papa il cuoco! Stas Papa! Forza! E se vi è piaciuto il video, mettete un like! Iscrivetevi tutti!